Amici e amiche carissimi, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi della Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Siamo giunti alla puntata numero 33. Ecco, credo che ci dia subito il benvenuto. Ecco, purtroppo la mia proverbiale allergia. Abbiate pietà e pazienza, mi dispiace assai, sono molto mortificato, però questo purtroppo arriva in questo momento e lo viviamo in una divina volontà, tranquilli e sereni. Allora, oggi si apre un capitolo nuovo in questo ciclo di catechesi, perché stiamo alla quarta sezione di questa parte centrale, diciamo così, della partecipazione di Maria a quella che è stata la missione, la vita pubblica terrena di Gesù. Abbiamo concluso la lunga sezione C e oggi si apre quella D, ossia l'effetto dell'associazione di Maria a Cristo. La precedente era l'associazione di Maria alla vita pubblica di Gesù, in particolare le modalità di associazione. Adesso vediamo l'effetto che ha prodotto questa associazione di Maria a Cristo. Siamo appunto nella versione digitale del libro, a pagina 259, e comincio subito la lettura onde non tergiversare troppo. Volevo soltanto avvertire che dalla prossima settimana, per un po' di tempo, fino a quando qui non riprenderà la vita ordinaria, insomma, che quando riprenderà la vita ordinaria, giovedì sera è già occupato dall'ora santa, e sarebbe preferibile anticipare questa catechesi al giovedì, perché mi permetto di fare un po' di consigli per gli acquisti proprio su Instagram, che è una delle due piattaforme in cui va in diretta questa trasmissione, e va in contemporanea alla mia cara amica, mi accordo, oltre che sorella, diciamo così, nel condividere la vita nella divina volontà, che è Deborah Vezzani, che farà una serie di puntate, diciamo, di presentazione della sua nuova canzone. Anche io parteciperò ad una di esse proprio venerdì 1 maggio, quindi non venerdì prossimo ma il prossimo, ma questa sera lei sta presentando diciamo così un pochino questo ciclo di dirette che farà su Instagram. Dalla prossima settimana saranno ospiti insigni autori, la maggior parte dei quali sacerdoti, che interverranno nella diretta di Deborah e parleranno della Divina Volontà. Quindi è preferibile che noi ci anticipiamo al giovedì, in modo tale che, primo, non andiamo in contemporanea, e secondo, chi preferisse, insomma, seguire la diretta di Deborah Vezzani su Instagram non deve poi essere messo nell'alternativa brutta, insomma, delle due cose in contemporanea. Quindi dalla prossima settimana faremo così per i mesi di aprile e di maggio, sperando, se dovesse poi ricominciare, insomma, la vita normale con l'adorazione, vi darò comunicazione e vi sposteremo l'orario. Scusate queste parentesi pratiche, sicuramente non importeranno un granché a chi ascolterà la catechesi in differita, però purtroppo c'è questa necessità, insomma, di comunicazione. Allora, l'effetto dell'associazione di Maria a Cristo. Effetto dell'associazione di Maria, nuova Eva, a Cristo, nuovo Adamo, è la redenzione oggettiva del genere umano, ossia la liberazione dell'uomo dalla schiavitù del peccato e della morte, mediante i meriti e le soddisfazioni sia di Cristo sia di Maria. Quantunque i meriti e le soddisfazioni di Maria traggano tutta la loro efficacia corredentrice dai meriti e dalle soddisfazioni di Cristo. La Vergine stessa infatti asserisce di essere stata colei per mezzo della quale è stata rinsaldata la pace fra cielo e terra, distrutta dal peccato dei nostri progenitori. Ella infatti ebbe la gioia di essere quella, virgolette qui, citiamo l'Evangelo, per cui la pace si rinsaldava fra cielo e terra. O
aver desiderato questa pace per amore di Dio e di prossimo, sapere che per mezzo di me, povera ancella del potente, essa veniva nel mondo. Dire, o uomini, non piangete più, io porto in me il segreto che vi farà felici. Non ve lo posso dire, perché è sigillato in me, nel mio cuore, come chiuso il figlio nel seno inviolato, ma già ve lo porto fra voi. E ogni ora che passa è più prossimo il momento in cui lo vedrete e ne conoscerete il nome santo. Guardate, qui si vede proprio il cuore bellissimo di Maria, il cuore bellissimo e fedelissimo, no? Deve custodire il segreto del re, dell'Altissimo, quindi non può parlare prima del tempo. E dobbiamo sempre, quando si vede in azione la Madonna, si vede sempre una creatura che è perfettissima, pur nella sua, non pur nella sua, si vede che è buonissima, è piena di amore, è piena di carità, ma non si azzarda, no? A dire le cose prima del tempo, perché Dio non vuole, quindi è lei quello che Dio non vuole, che non è perfetto, non lo fa. Però questo cuore, diciamo così, traspare, no? Ora io ora vorrei far notare una cosa, ecco, che Padre Gabriele Maria Roschini, che allora qui quest'opera è significativa, la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, perché non è semplicemente una lettura degli scritti di una mistica che, tra l'altro, come ben sappiamo, ho già specificato la volta scorsa, non ha, diciamo così, alcuna, come dire, cittadinanza ufficiale nell'ambito, come dire, se non in quanto evidentemente una battezzata, e lei è una figlia della Chiesa, insomma, no? È stata sepolta, è stata traslata la sua salma nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, quindi è sepolta in una chiesa. Quindi, però è stata purtroppo una figura, io ho già dato la mia lettura, che a causa dell'ira satanica contro quello che, di cui è stata destinataria e che tra l'altro si è manifestato anche in vita, diciamo il suo iter, il suo escurso è stato turbolento. Quindi una mistica di questo genere si presta facilmente, come dire, ad essere bersaglio di critiche, di accuse, oppure di spallucce di sufficienza o di risolini o cose di questo genere. Cercate di capire. È chiaro che io le voglio bene, io sono rimasto colpito da questi scritti e per quanto mi riguarda, insomma, credo di fare cosa buona nel diffonderli, no? Però capite. Ecco, però ci si è andata a compromettere, ecco perché ho deciso di fare questo ciclo di catechesi, perché questo non è una semplice, come dire, divulgazione degli scritti di Maria Valtorta. Io sto leggendo un testo scritto dal più grande mariologo del XX secolo. Cioè, questo è un dato indiscusso, d'accordo? Andate anche adesso a consultare teologi, mariologi, lo stesso padre Stefano De Fiore, se dovrebbe essere ancora vivo, è stato mio professore di mariologia, che è un'autorità, oppure andate a sentire cosa dice Laurentin, fategli il nome di padre Gabriele Maria Roschini e vedete che cosa gli dice. Cioè, io sto leggendo quest'opera scritta da padre Gabriele Maria Roschini, perché sono sacerdote della Chiesa Cattolica, d'accordo? E questo è il più grande mariologo del secolo scorso, che si è compromesso, d'accordo? E si è compromesso pesantemente perché, cioè, vi ho detto che le ultime, lui ci ha fatto le lezioni al Marianum con questo testo che ha scritto, con questa mariologia viva. Quindi, come dire, è stato, e nessuno evidentemente ha osato, come dire, sanzionarlo o fargli cose del genere, no? Quindi qui c'è l'autorità di questo mariologo, ecco. Il tema dell'associazione di Cristo a Maria, allora, è fondato sull'asserto patristico, l'abbiamo già visto, che lui conosceva benissimo e che insegnava da sempre in mariologia, mi è stata insegnata anche a me, perché risale ai tempi di Sant'Ireneo, che c'è un nuovo Adamo che è Cristo e una nuova Eva che è Maria, che sono associati. Vedete come specifica subito? La Madonna ha cooperato alla redenzione del genere umano. Qui le viene dato tante volte il titolo di corredentrice, che come penso che sappiate, è un titolo ancora
come dire, non ufficiale, quindi non definito con una definizione dogmatica. Io ho sempre detto e ripeto che arriverà il giorno e il tempo in cui questo titolo entrerà nella Chiesa. È un mio auspicio, ma se vogliamo, come dire, anche non mi piacciono i termini, insomma, io non sono un profeta, niente di questo genere. Io sono sicurissimo che questa cosa accadrà, personalmente, d'accordo? È evidente che fino a quando questa cosa non accadrà, trattandosi ancora non di una verità definita, si può tenere per una posizione o per un'altra. E non sono pochi, insomma, i teologi e gli autori che combattono, come dire, il titolo di corredentrice, il fatto della corredenzione. Anche questo, a mio modestissimo avviso, sarà un dogma non controverso, di più, cioè perché possa diventare realtà, si dovrà tribolare e le persone che il Signore chiamerà a lavorare per questo devono mettersi in testa che andranno in croce, perché io personalmente ritengo che è cosa che l'inferno intero si coalizzerà perché non divenga realtà. Ecco, d'accordo? Ecco, quindi si deve tribolare. Ecco, quindi ciò detto, vedete proprio la firma del Mariologo, no? Dice la redenzione oggettiva del genere umano. La redenzione oggettiva significa che noi siamo già stati tutti oggettivamente redenti, cioè che significa? Che il prezzo del nostro riscatto è stato pagato integralmente. E noi siamo già stati liberati dalla schiavitù del peccato e della morte. Questa è la redenzione oggettiva. È chiaro che perché diventi soggettiva, io devo farla mia. Quindi devo credere in Cristo, devo farmi battezzare e poi devo fare una vita di santità, ma da un punto di vista oggettivo è già venuto, come attraverso l'opera del nuovo Adamo affiancato dalla nuova Eva. È chiaro che in questa opera chi svolge la parte assolutamente principale? Gesù. Chi svolge una parte assolutamente secondaria? Maria. È solo secondaria? No, è anche dipendente e subordinata a quella di Cristo. Attenzione. Ed è efficace non perché Maria in sé abbia la capacità di renderla efficace. Tutti sapete quanto bene voglio la Madonna, per cui mai mi permetterei di minimizzarlo, di offendere. Ma perché è stata la volontà di Dio così che ha stabilito così. Quindi, perché la volontà di Dio ha stabilito che per rovesciare Adamo ed Eva ci voleva, che sono un uomo e una donna, ci volevano un uomo e una donna, d'accordo? E punto. Quindi, dipende dalla volontà di Dio, d'accordo? La Madonna, come sappiamo, per quanto sta in lei, la Madonna se ne sarebbe stata nascostissima e completamente ignorata. Ecco, certo, quando c'è stata da metterci la faccia e il cuore, di fronte a Gesù, ce l'ha messa e come ce l'ha messo? E questa cosa non è stata senza effetti. Però, vedete, il Mariologo, quantunque meriti le soddisfazioni di Maria, traggono tutta la loro efficacia, attenzione, corredentrice dai meriti della soddisfazione di Cristo. Cioè, la corredenzione, che è ancora, ripeto, una verità controversa su cui c'è contestazione, d'accordo? Il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, questo si studia in Mariologia, come dire. Dato che già allora qualcuno spingeva per la corredenzione, non usò volutamente questo termine, proprio ma scrisse genericamente che la Madonna cooperò alla nostra redenzione. Cioè, per me, cioè, io conosco bene la Lumen Gentium perché è l'ambito della mia specializzazione, adesso non vorrei, insomma, mancare di modestia, ma è la verità, insomma, io ho scritto la tesi dottorale sulla Lumen Gentium e in particolare sul capitolo ottavo, l'ultimo capitolo della mia tesi dottorale, insomma, no? Cioè sulla Madonna come tipo e figura della Chiesa. E certo, a me sembra una questione, perché dire cooperare alla nostra redenzione, e questo c'è scritto in Lumen Gentium, se non ricordo male il numero è il 63, ma non ci metterei la mano sul fuoco, eh? Comunque nell'ottavo capitolo, proprio testuale termine, capito, in latino e in italiano. Non si può fare una questione, qui c'è scritto, d'accordo? Certo, non è stato usato ed è negli atti, insomma, che c'è stato, come dire, una discussione,
per cui non si è voluto usare il termine, proprio per lasciare ulteriore spazio alla discussione teologica. Ecco. E gli autori poi, continuando, insomma, no? Discussione teologica, ci sono stati quelli che continuano ad essere contrari, altri che addirittura hanno approfondito il ruolo della Madonna, venendo a configurare una sua figura del tutto particolare, insomma, da me perfettamente condivisa, quindi, però non è questa la sede per approfondirlo. Io ci tenevo però a far notare come si coglie qui la firma del teologo e del grande mariologo, che è il soggetto, cioè certamente lui cita le fonti, perché si chiama la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, quindi lui ha impegnato la sua autorità in questo, certo l'autorità di un teologo, di un mariologo, non è il prefetto della Congregazione Ottina della Fede, non è il Papa, d'accordo? Però è un'autorità, d'accordo? È un'autorità, come dire, dottrinale, perché è stato un grande mariologo, d'accordo? Senza dubbio. E a presiedere la cerimonia della traslazione della salma di Maria Valtorta alla Basilica della Santissima Annunziata, c'è anche la foto sul libro, c'era lui. E quando abbiamo introdotto questo ciclo di catechesi, io vi ho già detto, ma questo lo diceva lui, che quando conobbe, quando vide e quando sentì parlare di Maria Valtorta, diceva che una donnetta che ha scritto la sua storiella romanzata, insomma, del Vangelo, non era affatto, come dire, tra gli entusiasti. Poi, questo, come spesso accade, questo mi permetterete, insomma, una piccola considerazione da parroco, da prete, sacerdote, che c'ha sempre il pallino delle prediche, mi perdonerete, questa deformazione professionale, ma molte volte si sferrano critiche, attacchi anche feroci, verso ciò che non si è ben approfondito. Cioè è anche legittimo, purché si faccia sempre in un certo stile, sottoporre a critica alcune cose, alcune persone, alcuni scritti, alcune teorie. Per carità, cioè, diritto di critica, siamo in democrazia. Nella Chiesa si esercita in un certo modo, d'accordo? Sempre con garbo e con rispetto, senza alzare mai i toni, senza offendere, senza andare a sparare, insomma, di brutto, no? Queste sono cose che non si dovrebbero fare nella Chiesa. E mi si perdoni se mi permetto di dirlo, insomma, no? Cioè, perché posso io tranquillamente dissociarmi da una certa cosa e con garbo e con educazione e con delicatezza, ripeto, senza aggredire, senza offendere, senza degenerare, dire ma io su questa cosa non sono d'accordo per questo, questo, questo e questo, d'accordo? Quindi, si può fare. Però, molte volte si critica, e in termini molto pesanti, ciò che non si conosce bene. Questo vale sia per le opere delle persone, sia per le persone stesse. Capite? Cioè, non si dovrebbe, a parte che il nostro Signore ha detto di non giudicare, ma anche la critica, perché la critica, come dire, la differenza del giudizio è la critica ha come oggetto degli elementi oggettivi, mentre il giudizio non si può mai fare, perché è un'attribuzione, è un entrare dentro le intenzioni del prossimo e ritenere che siano cattive. Questo è proprio proibito, questo lo può fare soltanto, di questo non si può fare mai per nessun motivo. La critica non è questo, perché la critica ha riguardo, ha come oggetto delle cose esterne, oggettive, uno scritto o un'affermazione o una, d'accordo? Però Roschini, via vasto lavoro, ci ha passato un'estate intera, se li ha letti tutti gli scritti di Maria Valtorta, dal primo all'ultimo, tutta l'opera, tutti i quaderni, tutta la biografia, la lettera di San Paolo, tutto quello che è stato pubblicato, tutto il corpus valtortianum, chiamiamolo così, se l'ha letto tutto. E dopo che se l'ha letto tutto è entrato in crisi e ha detto, cioè, mamma mia, io mi ero pure permesso di... Cioè, e si è pentito del suo primo, come dire, primitivo giudizio. Questo dobbiamo tenerlo presente, d'accordo? Perché se non teniamo presente questo, cioè, capito? Io non sono nessuno nella Chiesa Cattolica,
cioè, nel senso, sono un povero prete, d'accordo? Sì, ho, come dire, fatto degli studi teologici, ma non mi chiamo, non voglio essere ritenuto un teologo né cose di questo genere, insomma. Sono un povero prete, quindi sono NN, d'accordo? Però, qui c'è, non NN, qui c'è un calibro da 90, che si è esposto in questo modo. Ecco perché io ho voluto, come dire, fare questo ciclo di catechesi, che non è semplicemente un proporre gli scritti di Maria Valtorta, ma è un, come dire, proporre quello che ha scritto Maria Roschini sulla base degli, padre Gabriele Maria Roschini sulla base degli scritti di Maria Valtorta, che è un'altra cosa. Cioè, questo, diciamo così, è un corso di mariologia tenuto da il più grande mariologo italiano del secolo scorso. Punto. D'accordo? Punto. Mariologo, insomma, come dire, perfettamente in linea con tutta la mariologia del Concilio Vaticano II, tutto quello che uno vuole, d'accordo, di possibile e di immaginabile. Allora, proseguiamo la lettura. La redenzione, con i vari suoi aspetti, ci viene presentata, qui è di nuovo Roschini che sta parlando, come effetto comune dell'azione redentrice di Cristo, nuovo Adamo, e dell'azione corredentrice di Maria, nuova Eva, dal sangue di Cristo e dalle lacrime di Maria, dalla morte fisica di Cristo e dalla morte mistica di Maria. Allora, queste cose che già Roschini insegnava come mariologo, le ha trovate negli scritti di Maria Valtorta. D'accordo? Quindi non è che siccome l'ha scritto Maria Valtorta, lui lo dice. È per questo che io sto sottolineando queste cose. Ma lui lo dice e lo ha trovato anche confermato in quella che è, e sempre rimarrà, una rivelazione privata, come quella di Maria Valtorta. Ma quello che lui dice è un'idea teologica fondata sulle pagine della Mariologia, d'accordo? Non su una rivelazione privata. La rivelazione privata, come dire, lui, cioè con quello che abbiamo già detto, con quello che leggeremo ancora, anche con le parole che Gesù e Maria stessa dicono, sviluppa dai dettagli, come dire, conferma questo dato teologico, d'accordo? Questo è un testo dei Quaderni del 44, 27 dicembre. Siete redenti, ha detto Gesù alla veggente, per il sangue di Gesù e le lacrime di Maria. Espressione, a mio avviso, verissima, oltre che bellissima. L'ho anche recentemente detto, insomma, durante il Sabato Santo, credo, durante la meditazione sulla corona dell'Addolorata, ho detto chiaramente, noi sappiamo tutti quanti che la messa che noi celebriamo, in realtà la messa è una, eh? La messa è stata celebrata sul Monte Calvario il Venerdì Santo, punto. Ed è stato un sacrificio cruento, cruento, dove Gesù il sangue l'ha versato realmente ed è morto. La Madonna le lacrime se le ha finite tutte ai piedi del Calvario e non è morta nel corpo, ma è morta nel cuore, una morte mistica. D'accordo? La messa che noi celebriamo non è altro che un rendere presente veramente, anche se sacramentalmente, qui ed ora, quello che è successo il Venerdì Santo. Ecco perché è così grande la messa. Ed ecco perché la Madonna dice sempre che in ogni messa lei è sempre presente. Come fa a non essere presente? Se stava sul Calvario, come è presente Cristo, è presente anche la Madonna. D'accordo? E questa cosa è tra l'altro espressa, se vogliamo, anche simbolicamente, da una verità di fede inoppugnabile, d'accordo? Perché c'è un concilio dogmatico, e da una simbologia sacramentale. La verità di fede inoppugnabile è che la messa è il sacrificio di Cristo e della Chiesa. Cioè, Dio unisce la sua Chiesa al suo stesso sacrificio, ma la prima ad essere stata unita al sacrificio di Cristo ed in modo del tutto peculiare e differente, tra l'altro, da come è unita la Chiesa stessa, è la Madonna. E come io quando verso l'acqua dentro
il vino, dico queste parole, l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. E faccio questo gesto all'interno dell'offertorio. L'offertorio che cos'è? L'offertorio è il momento in cui il sacrificio della Chiesa viene presentato perché Dio sa essere assunto da Gesù ed unito al suo. Quindi quella gocciolina di acqua che io metto dentro il vino è segno della nostra, l'acqua, sapete, l'acqua in confronto al vino, quella, no, la quantità è piccolissima e il vino è molto di più. L'acqua è in odore, in colore, in sapore, invece il vino è buono, è saporito, è una bevanda bella, no? Quindi c'è una simbologia immensa. Quindi sono tutti quanti i nostri sacrifici che sono in quella gocciolina d'acqua, ma soprattutto in quella gocciolina d'acqua stanno tutte le lacrime della Madonna. Quindi, e questa è la simbologia liturgica. Quindi queste sono tutte tante cose belle e importanti. Siete redenti per il sangue di Gesù e le lacrime di Maria. Per questo, continua ancora, Gesù, le lacrime di Maria, virgolette stavolta, hanno avuto solo un punto di valore meno di quanto non ne ha avuto il mio sangue. Ehi! Cioè, capiamo quanto è importante anche comprendere queste cose, Cioè, la Madonna non è un option, noi la Madonna dobbiamo ringraziarla, tanto, d'accordo? Perché non è che ha scherzato, Poiché hanno tratto la loro efficacia dal sangue di Cristo, attenzione, vedete ancora, questa è una nuova notazione del Roschini, hanno avuto un po', certamente che le lacrime della Madonna in sé, per redimere l'uomo ci voleva l'azione di un uomo Dio, d'accordo? Cioè, se Gesù fosse stato semplicemente l'uomo più santo che esistesse sul pianeta Terra, ma non avrebbe mai compiuto la nostra redenzione. Questo l'hanno dimostrato dottori, santi, padri e teologi in tutto il corso della storia con argomenti non pugnabili, d'accordo? Poi c'è chi piace di più, che ne so, quello che spiega San Leone Magno, c'è chi piace di più quello che spiega Sant'Anselmo quasi 7-8 secoli dopo, non fa niente, d'accordo? Quindi la cosa fondamentale è che la redenzione doveva essere operata da un uomo Dio, perché doveva avere un valore infinito e soltanto un Dio fatto uomo poteva dare alla redenzione valore ed efficacia e infinita ed universale, punto. Ed è chiaro che l'associazione di Maria all'opera di Cristo trae da lui la sua efficacia, cioè le lacrime di Maria valgono un punto in meno del suo sangue, perché traggono efficacia dal sangue stesso di Cristo, d'accordo? L'opera della Madonna trae efficacia dalla volontà di Dio che l'ha voluta, non, come dire, dalla piccolezza dei meriti, che sarebbero comunque meriti umani, perché la Madonna è un essere umano, d'accordo? Certo, noi sappiamo che, se uno ha letto gli scritti di Luisa Piccarreta, anche la Madonna aveva il dono della divina volontà, d'accordo? Però prescindendo da questo, ecco, è comunque un essere umano, e comunque anche avere il dono della divina volontà significa che l'efficacia di quello che lei ha fatto non proviene da sé in quanto creatura, ma proviene sempre da un'operazione divina che nobilita l'azione fatta da Maria Santissima. Prosegue Gesù, stavolta i quaderni del 43, 3 settembre, io il Cristo vi ho salvato col dolore e col sangue, ella, Maria, col dolore e col suo pianto. Noi a questo ci dobbiamo pensare, perché come ho detto e lo ripeto, e ve lo auguro, io vi auguro a tutti quelli che stanno ascoltando in diretto e in differita, ma proprio tanto, che possiate fare qualche bel momento di preghiera profonda davanti a Gesù e piangervi tutte le lacrime che ci avete, tutte, d'accordo, proprio, ma proprio fino a singhiozzare, proprio a sentire la forza del dolore, dice lo Stabat Mater, sui dolori di Cristo, sulla pena di Cristo. Pregate il Signore che ve la faccia vivere questa cosa qui, non soltanto come pentimento dei nostri peccati, ma anche proprio cioè soffrendo, dicendo a Gesù, profondendo un grazie infinito e soffrendo enormemente per quello che lui ha sofferto. Questa come prima cosa. La seconda, che vi auguro, è fare la stessa cosa con Maria Santissima, per esprimere la nostra gratitudine infinita,
D'accordo. Che dovrebbe essere infinita. È un mio augurio. Queste sono lacrime sante, sono dolori benedetti. D'accordo? E piangerli è un grande dono di Dio. Quindi per questo che chi non chiedetelo se volete un consiglio spassionato. Chiedetelo, Gesù, dammi la grazia di potermi piangere tutte le lacrime che ho sui tuoi dolori. Alla Madonna, Madonnina mia, dammi la grazia di piangere tutte le lacrime che ho su quelle che hai pianto tu per me e per tutti, evidentemente, no? Ecco. Questo è veramente un grandissimo dono di Dio, da chiedere a mio modestissimo avviso, perché è adempimento della beatitudine evangelica, beati gli afflitti, perché saranno consolati. Nella lezione sull'epistola di Paolo ai Romani, Gesù asserisce che nell'ora di nona, segnata dall'ultima stilla del sangue divino, discese dai cieli la redenzione, uscendo come fiume di salute dai due cuori innocenti e piegati del figlio e della madre. Veramente, non solo per i meriti di Gesù, ma anche per quelli di Maria, voi avete la vita. Attenzione, lezione sull'epistola ai Romani. E ripeto, veramente non solo per i meriti di Gesù, ma anche per quelli di Maria, voi avete la vita. Io capisco benissimo, insomma, che specialmente per esempio per i nostri fratelli e sorelle separati, specialmente quelli provenienti dalla Riforma, sentire una frase di questo genere, cioè, li va a saltare proprio dalla sedia. Quindi, se lo Spirito Santo non si inventa qualcosa, come dire, non si piegheranno mai a una frase di questo genere. Questa è una frase, se vogliamo, come dire, certamente poco ecumenica. Ecco. Però, se questa è la verità, non ci si può fare niente, d'accordo? Cioè, quindi, cioè, noi possiamo comprendere, possiamo capire, sappiamo, insomma, quali sono i capisaldi, però non possiamo e non potremo rinunciare in forza di questo a dire questa verità. Non si può, perché sappiamo benissimo che se è vero che la verità bisogna dirla con carità, è anche vero che la carità non può essere mai contro la verità. Anzi, diceva il buon Padre Pio da Pietrelcina, che la prima grande opera di carità è fare e dire la verità. Quindi uno certamente ha tutte quante le come dire, tutti quanti le delicatezze, i tempi opportuni, i garbi, tutto quello che uno vuole, però non si può non dire la verità, non è possibile. Ripeto, qui vengono citati gli scritti di Maria Valtorta, ma attenzione che il Roschini cita gli scritti di Maria Valtorta a sostegno di ciò che lui, in quanto mariologo, pensa. Questo è importantissimo tenerlo presente. No, ci ho già, come dire, speso del tempo prima, non voglio ripetermi, no? In ogni caso, questa affermazione è forte, non solo per i meriti di Gesù, ma anche per quelli di Maria, voi avete la vita. Ed ella, madre della vita, madre vergine, pura, innocente, che non conobbe le doglie del partorire, secondo la legge della carne decaduta, il suo Gesù, e qui vi ho già detto la volta scorsa, alcuni film fatti su Gesù, non voglio dire quali, però quando li vedrete capirete, che fanno vedere che la Madonna quando partorisce grida. Sicuramente il regista era in buona fede o non sa quello che fa, o non si rende conto di quello che fa, ma questa è una offesa oggettiva nei confronti della Madonna e della verità di fede, della verginità perpetua di Maria, vergine prima, durante e dopo il parto. Qui non ci vogliono gli scritti di Maria Valtorta, anche qui, capito? Che evidentemente confermano questa cosa. Ella, madre della vita, madre vergine pura e innocente, che non conobbe le doglie del partorire, secondo la legge della carne di Cristo su Gesù, ha conosciuto però, perché come mai il libro dell'Apocalisse dice questa donna è incinta e grida per le doglie e travagli del parto?
Se prendete gli eretici, credo anche i testimoni di Geova diano questa interpretazione, dicono: ah, la Chiesa vi ha infinocchiati, vi ha impapocchiati, perché dicono che la Madonna è sempre vergine. Guarda che c'è scritto: grida per le doglie e travagli del parto, altro che sempre vergine. Quella è una donna come tutti noi. Vedete com'è facile cadere nell'eresia sulla base della Sacra Scrittura, capite? Perché la Sacra Scrittura deve essere interpretata, non basta che una cosa sia scritta dentro la Bibbia. Come si interpreta questa cosa? La Madonna ha sofferto le doglie e i travagli del parto, molto peggiori delle doglie e dei travagli che le donne possono capirlo, le donne che sono madri, che si soffrono nel parto naturale. Dove? Sotto la croce. Non per partorire Gesù, che è il suo figlio naturale, ma per partorire noi, che siamo tutti figli di Gesù. Tutti i figli, scusate, di Maria, nell'ordine della grazia. Lei ha due figli, diciamo così. Uno è Gesù, due, che lo consideriamo come uno, eravamo simboleggiati da San Giovanni, ma tutti in San Giovanni si stanno, sono i figli d'Adamo. Quelli costano dolori alla Madonna, perché non sono innocenti e divini come Gesù, sono peccatori e colpevoli, come il nostro progenitore e come lo siamo noi personalmente con quello che abbiamo combinato nella nostra vita. Quindi, vergine pure innocente, non conobbe le doglie del partorire il suo Gesù, ma ha conosciuto, però è ben conosciuto, le doglie del ben più doloroso parto, partorendo voi, l'umanità peccatrice, alla novella vita della grazia. Ecco perché dobbiamo ringraziarla. Per un solo uomo, l'uomo conobbe la morte, per l'uomo solo l'uomo conobbe la vita. Per Adamo l'umanità ha ereditato la colpa e le sue conseguenze. Per Gesù, figlio di Dio e di Maria, l'umanità eredita nuovamente la grazia e le sue conseguenze. Vedete come anche qui Gesù, evidentemente, che è la verità stessa, parla anzitutto di lui. D'accordo? Come dire, il fatto che la Madonna sia stata associata a lui non diminuisce, non minimizza di nulla la sua opera, ma la esalta per certi aspetti. Anche perché, ripeto, l'opera coadiutrice di Maria non avrebbe avuto nessunissimo valore se non in dipendenza, in subordinazione e in forza di quello che Gesù stesso gli ha conferito, per sua libera volontà, per sua scelta, non per necessità. La quale grazia, la grazia che ci hanno procurato Gesù e Maria uniti in un solo sacrificio, sebbene non annulli tutte le conseguenze terrene della colpa d'origine, questo lo sappiamo, perché il dolore, la morte, gli stimoli, cioè la concupiscenza, restano a darvi pena, paura e battaglia, fortemente vi aiuta a sopportare il dolore presente con la speranza del cielo, vi aiuta ad affrontare la paura del morire con la conoscenza della divina misericordia, vi aiuta a reagire e domare gli stimoli e i fomiti con gli aiuti soprannaturali per i meriti di Cristo e i sacramenti da Lui istituiti. Diamo ancora qualche minuto, sì, finiamo, se riusciamo forse a finire oggi questa sezione. Alla mia redenzione, ancora citazione di Gesù, dice Gesù a Maria sua madre, occorreva anche questo tuo dolore. Citazione dell'Evangelo. Ancora l'Evangelo, egli il Redentore morì con la sua umanità santissima. E tu moristi nel cuore vedendo il suo supplizio atroce e la sua morte. Hai già tutto patito, così le dice Giovanni alla Madonna dopo la risurrezione di Gesù, per essere redentrice con lui. Tu, dice stavolta Lazzaro alla Vergine, che lo ringraziava per la sindone comperata per il Cristo, secondo gli scritti di Maria Valtorta, la sindone, quella che è stata esposta sabato scorso a Torino, è stata regalata da Lazzaro a Gesù, perché la Madonna non c'aveva i soldi per comprare neanche il lenzuolo sepolcrale. Così impariamo qualcosa dalla povertà di Gesù e di Maria. Tu, dice Lazzaro alla Vergine che lo ringraziava per la sindone comprata per il Cristo, col tuo dolore di madre, il tuo amore di madre, hai comprato non un telo, ma tutto il mondo cristiano. Guardate Lazzaro, che grande! Tu hai comprato non un telo, ma tutto il mondo cristiano, col tuo dolore. Lazzaro, no? Ecco. È diventato santo Lazzaro, no? Ma se uno dice una cosa del genere, se vogliamo fare una battuta di una frase che è stata detta quando
quando morì il caro grande San Giovanni Paolo II, tutti quanti ricorderemo, no? Il giorno della morte, santo subito. Ecco, io se sento uno dire una frase del genere, santo subito, d'accordo? Dice, tu mi ringrazi per te, e tu hai comprato tutto il mondo col tuo dolore, che mi devi ringraziare? Santo subito, d'accordo? Ecco. Il mondo perciò fu riscattato anche con il prezzo del dolore di Maria, oltre che con quello di Cristo. E qui sta tornando a scrivere Roschini, quindi siamo usciti dalle citazioni. I beati del cielo, dice Gesù, sono i salvati dal nostro sacrificio, ossia dal sacrificio di Cristo e da quello di Maria. Nuova citazione, qui è Gesù che parla nell'Evangelo. Il vero significato del nome di Maria comincerà ad apparire chiaro ai veri credenti e ai veri amorosi, questo è un passo che abbiamo già letto nelle puntate precedenti, in un'ora tremenda di strazio, quando la genitrice sarà suppliziata col suo nato quando la Redentrice redimerà col Redentore agli occhi di tutto il mondo e per tutti i secoli dei secoli. Chiaramente questo qui è cosa che... Perché al diavolo questa cosa gli sta proprio qua? D'accordo? E farà la quarta guerra mondiale, la sta già facendo, perché non è che si parla della redenzione da oggi, da mo, che se ne parla, ma gli ostacoli che questa cosa trova e troverà sono numerosissimi, perché questa cosa al diavolo gli sta proprio qua. Perché voi capite, no? E secondo, questo l'abbiamo visto in tante circostanze, secondo un'ipotesi teologica, ma molto diffusa, ancora più di quella sul peccato originale come il primo atto sessuale, il peccato angelico, luciferino, è stato quello che ha trasformato Lucifero in Satana. Rifiutarsi di sottomettersi al piano che Dio aveva di far incarnare suo figlio, a prescindere dal peccato dell'uomo. Perché l'incarnazione del Verbo avrebbe significato, senza il peccato dell'uomo, semplicemente la nobilitazione, la massima elevazione possibile di tutta l'opera creativa dell'Altissimo. Perché nell'uomo, se ci facciamo caso, tutti i gradi di essere pensati e creati da Dio sono presenti. Perché è presente la materia allo stato inerte, la vita vegetativa, la vita animale e la vita spirituale, cioè noi siamo una sorta di angeli col corpo, capito? O di animali angelici, d'accordo? Perché gli animali non hanno l'anima spirituale, d'accordo? Quindi sono corpo senza anima. Gli angeli sono anima senza corpo. Allora, l'uomo è anima, è corpo con l'anima, quindi è più grande degli animali, ma è più piccolo degli angeli. Però, pur essendo più piccolo degli angeli, nel suo microcosmo, come dire, racchiude in sé tutti i gradi di essere creati da Dio. Spero di essere chiaro. Allora, se il Verbo si incarna e quindi assume ipostaticamente l'umanità nella sua persona divina, unendo le due nature, che succede? Che eleva tutto il creato al nobilissimo grado della massima unione possibile con la divinità. Ecco perché il Verbo sicuramente si sarebbe incarnato anche senza il peccato d'Adamo, come intuì Don Scotus. Che succede? Che il diavolo è diventato una belva. Che cosa? Dico, tu vai, cioè, no, l'ho messa cosa, l'ho messa bene. Cioè, perché tu, che il Verbo si va a unire, quindi a dare questa dignità enorme ad una natura inferiore alla sua, quella angelica. E che cosa comporta questo? Comporta che gli angeli dinanzi a Gesù Cristo stanno in ginocchio e lo adorano non soltanto nella sua forma di Dio, come dice San Paolo, il Verbo eterno del Padre, ma anche nella sua natura umana. Che cosa succede però? Che la creatura che è stata scelta come mezzo per questo, e anche questo fu rivelato a Lucifero, solo per il fatto di aver dato la natura umana, assurge ad una dignità incomparabile. Quindi scavalca tutti i gradi di essere. Capite? E quindi gli angeli si devono piegare dinanzi alla Madonna, è chiamata nelle litanie lauretane, non nei scritti di Maria Valtorta, regina degli angeli. Un re è più grande di un suddito. Se la Madonna è regina degli angeli, vuol dire che sta al di sopra. Nel quinto mistero glorioso, noi contempliamo la Madonna come regina degli angeli e dei santi, sta sopra. E ci sarebbe stata comunque, anche se non fosse. Che succede? Col peccato, la incarnazione è stata finalizzata dal Verbo anche la redenzione, soprattutto diciamo la redenzione.
Ma aver compiuto l'opera della redenzione è un'opera, cioè, immensa, che merita tutto quanto il rispetto e l'onore dovuto in tutto l'universo, e questo il diavolo lo sa. Il diavolo sbraita di rabbia, ma il nostro Signore Gesù Cristo con l'opera della redenzione ha fatto l'opera più grande che sia mai stata compiuta, cioè un'opera assolutamente divina, un'opera per cui bisogna dirgli un grandissimo bravo, un'opera eroica, ha dovuto affrontare sacrifici e pene indicibili per fare una cosa del genere, capito? Nella sua natura umana. E quindi a voi gli applausi che dobbiamo fare al nostro Signore. Attenzione però. Associarsi alla Madonna vuol dire che noi gli applausi dobbiamo farli pure a lei. Allora, già il diavolo era una belva, perché non voleva adorare il Verbo incarnato. Non voleva sottomettersi a cui dice io mi devo sottomettere alla Madonna. Tu sei scemo tu. Mi devo sottomettere a una pura creatura. Cioè, non basta l'umiliazione. Che io mi devo piegare ad adorare il Verbo come uomo, ma mi devo pure mettere a dire che quella donna è superiore a me, ma tu sei matto. Capito? Questo è stato il peccato di Lucifero. Figurati poi se mi devo piegare, ecco perché il diavolo questo non vuole, il diavolo lo sa che così è, che la Madonna è grandissima per questo, ma non vuole assolutamente che sia riconosciuto, perché gli vuole togliere. Come dire, gli vuole nella sua capoccia, c'è questo, cioè, non questo assolutamente, d'accordo? Mo' l'hanno fatto, quindi non ha potuto impedire a Dio di farlo, ma può mettere i bastoni tra le ruote perché si è riconosciuto e lo farà, lo sta facendo e lo farà sempre peggio, farà il diavolo a quattro, d'accordo? Utilizzando anche la buona fede di tante persone pensano che. Se uno esagerasse con questa cosa, andrebbe in qualche modo a sminuire l'importanza, il primato di Cristo, o a creare una figura troppo grande della Madonna, a idolatrarla, qualcuno, cioè, di tutto ci sta. E molte persone, noi dobbiamo sempre concedere, sono in perfetta buona fede dicendo queste cose. Capite? Ecco che cos'è qui. Capito? Ecco. Ok, ricorda poi, abbiamo gli ultimi due testi, anche questo l'abbiamo già visto, il tanto che Dio esige da lei per completare la misura richiesta per la redenzione del mondo. Maria non deluderà il desiderio di Dio, non lo ha mai deluso. Dalle richieste di amore totale a quelle di sacrificio totale, ella si è data e si darà. E quando avrà consumato il massimo sacrificio con me, per me e per il mondo, allora i veri fedeli e i veri amorosi capiranno il vero significato del suo nome. Attenzione che tra i significati di Maria, qui lo dico insomma perché il nome Maria in ebraico ha un'etimologia possibile multipla, cioè può significare molte cose. Una di queste, che più che dall'ebraico deriva dalla variante aramaica del nome di Maria, che è Maryam. Yam in ebraico significa mare e Mar significa amarezza. Quindi Maryam significa mare amaro oppure mare di amarezza. Il mare di amarezza la Madonna l'ha vissuto certamente e l'ha vissuto perché ha dovuto offrire dei dolori incomparabili, immensi, per cooperare alla nostra redenzione. Un ultimo testo. Questo è tratto dai quadernetti, un'operetta veramente graziosissima, bellissima, che invito a leggere, poco conosciuta. Su voi, dice Gesù, sta il sangue più puro e più amato, quello che è venuto dal suo cuore immacolato e che è stato il seme al fiore nato dall'amore di Dio con la Vergine. Il seme a me verbo fattosi carne per essere maestro e redentore, onde poter lavarvi nel suo sangue, interamente versato per voi. E sta il pianto di Maria, mia e vostra madre, altro lavacro di corredenzione. Per questa sua natura di madre del Salvatore, ella ha potere di salvazione. Invocatela con fede ed ella vi salverà ora e nell'ora della morte. Anche qui
Ella è la madre del Salvatore. E quindi in che senso ha potere di salvazione? Non nel senso che la Madonna non può assolvere nessuno dai peccati, ma questo si vede benissimo negli scritti di Maria Valtorta. Quando una grandissima peccatrice, Aglae si chiamava se non ricordo male, andò a piangere, a raccontare la sua storia terrificante, una storia veramente allucinante, e passata però anche per peccati orribili. Del sesto comandamento, e a piangere tutte quante le sue lacrime possibili e immaginabili, la Madonna conclude: guarda, questo pianto già ti lava, ti manca soltanto la parola di Gesù che ti perdona i peccati. Questo io non te lo posso dire. La Madonna non può perdonare i peccati. La Madonna non può, d'accordo, perché non è salvatrice in questo senso, d'accordo? È tra virgolette, come dire, salvatrice in senso analogico, cioè in quanto madre del Redentore. Che significa che nel processo di conversione di una persona svolge una parte assolutamente fondamentale, perché svolge una parte fondamentale in tutto quello che è all'origine di un cammino di conversione, di un processo di conversione, cioè far rientrare la persona in se stessa e metterla dinanzi alle sue colpe, provocarne il pentimento. Ecco, queste sono operazioni in cui la Madonna, come dire, lavora proprio alla grande, sono le grazie più grandi che lei desidera dare alle anime. È chiaro che poi per avere gli effetti della salvezza dobbiamo rivolgerci certamente al nostro Signore Gesù Cristo e, tra l'altro, ai sacramenti da lui istituiti perché la salvezza giunga a noi, almeno per chi è battezzato e membro della Chiesa Cattolica, cosa che può fare. Poi che il nostro Signore possa far arrivare la salvezza, come sappiamo dal Magistero della Chiesa, anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa, quindi prescindendo dai sacramenti. Come tra l'altro ci ricorda, facciamo anche una parentesi di attualità, no? Questo periodo un pochino anomalo, per usare un eufemismo, che stiamo vivendo, insomma, no? Quindi che i sacramenti sono la via ordinaria, ma quando non sono disponibili, Dio trova il modo per supplire, quando questo non dipende dalla nostra volontà né dalla nostra negligenza, altrimenti questo discorso non funziona. Ecco, quindi se è vero questo, però è vero che ordinariamente noi siamo salvi attraverso i sacramenti. Il perdono dei peccati si ottiene in confessionale, d'accordo? O col battesimo per chi non è battezzato, ordinariamente. E questo certamente è compito riservato a Cristo e poi, dopo l'ascensione di Cristo, alla Chiesa e ai ministri di essa. Bene, ci vediamo se ti vuole la settimana prossima, come accennato, giovedì e non venerdì, per una nuova puntata che vi preannuncio si chiama addirittura Il Fondamento della corredenzione. E qui ancora il Roschini, facciamo un'anticipazione, farà un excursus biblico dell'Antico e del Nuovo Testamento, dove viene individuato il fondamento della corredenzione, che evidentemente poi avrà note di suffragio, quindi rinforzi da alcune cose tratte dagli scritti di Maria Valtorta. Ma anche qui il processo sarà simile a quello di oggi, eh? Quindi si tratta di un dato teologico di cui si cerca di individuare il fondamento scritturale e che poi, in terza battuta, gli scritti di Maria Valtorta confermano. Alla prossima settimana, se Dio vuole, un santo e sereno weekend a tutti e una santa notte. Ave Maria.